Sì. Come sempre inizio le live dicendo sì, perché sì. Anche perché ieri, mannaggia a chiunque possa essere minacciato e offeso, OBS ha deciso bene di foldare la serata e quindi sia la live che la registrazione sono andate totalmente in vacca. Quindi devo fare anche un recapino, perché escludendo due boss fight se n'è fatta di roba ieri. Perché, come si può notare, sono in un posto un po' diverso dall'ultima volta. Quindi facciamo un recap fast e veloce. Siamo arrivati qui. Come e da dove siamo arrivati a quella che è l'ultima mappa sbloccabile di gioco? Ho cominciato dall'entroterra ieri sera con molta calma. Mi sono fatto le due sentinelle dell'albero, siamo tornati ai tempi di Sepolcride e poi mi sono avventurato verso l'alto. Il problema è che avventurandomi verso l'alto, e fin quel momento la live teneva botta, quindi quel pezzo è registrato, io sono arrivato al villaggio sciamanico. Il villaggio sciamanico è il villaggio natale di Marik, dove c'è... ci sono le spoglie di sua madre in un albero in cima al villaggio, e all'entrata del villaggio un albero madre minore. In quell'albero madre minore si è trovato, se mi danno la grazia di trovare, probabilmente il miracolo con la fede più alta necessaria del gioco, che è l'albero madre minore, miracolo segreto della regina Marika, che è il miracolo che usa Melina contro Morgoth. Ricoprì d'oro il suo villaggio natio, pur sapendo che non vi era nessuno da guarire. Racchiude il lato gentile dell'oro senza l'ordine. L'oro puro, vero e proprio, senza l'ordine aureo. Nell'albero dove giacciono le spoglie di sua madre abbiamo trovato la treccia dorata, che sia un talismano, ma ovviamente sono i capelli di Marik, che incrementano enormemente la resistenza ai danni sacri. Io penso, se tu inizi il gioco da capo, base, arrivi qui, prendi questo, quanti danni ti fa la combo Elden Beast Radagon? Quanto resisti ai danni sacri con questo affare? Oltre al fatto che è una treccia di capelli offerta alla regina Mari, dalla regina Marika per la madre antenata. Dopodiché siamo andati avanti, siamo scesi verso quello che io pensavo fosse ovviamente un luogo in cui ci sarebbe stata una belva meteoritica o simili, e non mi sono sbagliato. E sconfitta la belva meteoritica ci siamo comunque trovati con in tasca un incantesimo, una stregoneria di quelle gravitazionali, e ha senso. Il fatto è che si dice abbia avuto origine nella più remota oscurità, dimora delle belve meteoritiche, quindi è molto vecchio, molto antico. Dopodiché siamo scesi verso quello che era ovviamente un proseguo della quest di Ymir, le rovine delle dita, dove ovviamente, suonando la campana presente, ci siamo trovati in mano l'ennesimo talismano, quello del seme ceruleo più uno, e tornando da Ymir ci ha dato un'altra mappa per altre rovine, presumibilmente nella mappa nuova da esplorare. Poi ho detto, andiamo, visto che eravamo qua, al bacino d'acqua del castello. Ovviamente c'era uno dei nostri Wicker Man belli incazzosi, ma per poter entrare qui dentro c'era un altro Wicker Man spento davanti all'entrata, che per attivarlo, e ci sono arrivato da solo, senza int, senza niente, dall'alto gli dovevi tirare dentro un vaso incendiario gigante, in modo che tu lo accendessi, e poi dopo, ovviamente, dovevi anche abbatterlo per forza di cose. E ci siamo guadagnati
le ennesime lacrime, quindi ci siamo guadagnati questa, che è molto interessante secondo me, soprattutto perché io ho un PG che è quasi interamente costruito su incantesimi di fuoco. Questo è molto interessante. Abbattendo il primo, abbattendo il secondo, ci siamo beccati quella che praticamente ti dà Power Within. Quindi ti dà potenza d'attacco aumentata, riduzione di PV. Abbiamo trovato dentro le rovine questa spada, che devo ancora capire che citazione è. Non credo sia una citazione pura alla spada nella roccia. Forse è una citazione a qualcosa che mi sono perso di vecchio. Non saprei. Non è niente di che se non un item carino, un oggetto carino. Ho trovato. Poi dopo, scendendo effettivamente dal fiume dei reclusi, facendo tutto il giro, risalita la cascata, tutta questa parte, qui sotto c'erano gli ippopotami d'oro, due frammenti di albero, qui c'era il mausoleo ignoto orientale, con una boss fight dentro, fatto tutto il giro e mi sono andato a prendere, guadagnato e sudato, sia l'arco dorato gigante che l'intero set. Dov'è? Ok, l'intero set di Rakshasa con annessa katana gigante. Katana gigante che ha una weapon art abbastanza, secondo me, normale, basic, lascia il tempo che trova. È una katana gigante full destrezza. Ma il set dell'armatura aumenta i danni che tu infliggi e i danni subiti. Oggettini vari ed eventuali. E poi il set dei Foglia Morta, il set di Dayne. Oltre al set di Dayne abbiamo trovato il sigillo che potenzia gli incantesimi di Mikela. Di cui però adesso ce n'è solo, o meno, perlomeno io ne ho trovato uno solo. Quindi magari ce ne saranno degli altri, perché di quelli di Mesmer presuppongo ce ne siano almeno tre, perché due li ho trovati e uno sicuramente sarà da fare scambiando la rimembranza di Mesmer dalla Leggidita. Poi si è arrivati alla catacomba di Tetra.